Bentrovati, bentrovati, seconda parte del Caffè dello Sport dedicata al canottaggio e dedicata in particolare a due campioni europei che portano sul petto le insegne della canottieri Saturni. Abbiamo con noi questa sera Benedetta Pacor, campionessa europea in 4 senza Under 19. Buonasera Benedetta. Buonasera. Accanto a lei c'è Antonio Di Stefano, campione europeo sull'otto, sul lago di Varese, i recenti campionati europei disputati appunto in quel di Varese. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, buonasera. Con noi c'è anche il capo allenatore del Saturnia e allenatore delle squadre nazionali Under 23, Spartaco Barbo. Buonasera, ben trovato Spartaco. Buonasera e grazie dell'invito. Allora Spartaco, abbiamo con noi due ragazzi che si sono fatti valere nella tradizione del Saturnia che da sempre adito a creare nuovi campioni del canottaggio. Due ragazzi di casa nostra che puntano in alto. Ma due ragazzi di casa nostra, come ben detto lei, sono nati nella nostra fucina, nella nostra cantera, e di questo siamo veramente molto contenti, perché il sistema Saturnia ormai sono 20 anni che funziona e, come ha detto lei, ci è riconosciuto un po' da tutti, ogni anno riusciamo a sfornare dei ragazzi che rappresentano l'Italia nelle varie squadre nazionali. Tra l'altro capo allenatore Saturnia e della nazionale Under 23, il che significa insomma che il movimento nazionale sa che da qua arrivano ogni volta nuovi atleti, e questa è anche la dimostrazione. In effetti per il nord-est siamo un punto di riferimento, e non solo il nord-est, però, perché ci sono alcuni progetti che vedono il Saturnia come capostipite. E facciamo dei raduni invernali per gli atleti della squadra nazionale Under 23. In futuro molto probabilmente ci saranno anche dei raduni per la squadra nazionale di Costa Rovi, di cui sono il capo allenatore, e il Saturnia appunto riveste un ruolo importante per il nord Italia. Allora andiamo a vedere anche le immagini, partiamo da Benedetta e quindi anche dalla gara che vedremo in queste bellissime immagini che ci mostrano quello che è successo in acqua sul lago di Varese. Intanto 4 senza significa 4 atlete che vogano senza timoniere, e qua senza ci siamo. Senza timoniere con un remo solo. Con un remo solo, benissimo, così spieghiamo anche da casa a chi non fosse avvezzo. Partiamo con la gara, così ce la commenti. Innanzitutto ti chiedo, mentre partono le immagini appunto del via, dello start, della partenza, come siete arrivati a questa finale? Allora, io e le mie compagne avevamo fatto 4 senza insieme, questa formazione qua, alle gare nazionali, al secondo meeting nazionale, e l'avevamo vinto. Dopodiché c'è stato... Tu sei la prima delle 4, giusto? Io sono, diciamo, la prima che taglia il traguardo. La prima, ecco, taglia il quadrato. Quindi la numero 4. Col chignon, come sì, questa esatto, sera. Benissimo. Esatto, o Kokong in Triestina, dai, mettiamola così. Dai, raccontaci. E dopodiché per l'europeo si fa junior si fa una settimana di raduno circa, quindi gli equipaggi che sono stati fatti alla gara nazionale, bene o male, se vanno bene, non vengono variati più di tanto. Infatti la nostra formazione è rimasta invariata e abbiamo fatto questa settimana di raduno, abbiamo fatto la preliminary race, che è la gara che si fa il giorno prima. Siamo arrivate ultime. Siamo arrivate ultime. Sapevamo di non aver dato il massimo, eravamo comunque ovviamente preoccupate, però l'abbiamo analizzata, abbiamo capito un paio di errori e poi insomma la gara è andata bene. Anche perché tu sei di Trieste, del Saturnia, ma le altre ragazze da siamo che società provengono? Siamo tutte società diverse, la prima è della Canottieri Lario, che è una società di Como, la seconda della Tevere Remo, che è di Roma, la terza dell'Arno, che è di Pisa, e poi ci sono io. Quindi la difficoltà è anche il fatto che non è che vi allenate sempre insieme, ma fate dei raduni in cui dovete trovare anche l'intesa, no? Io ho gareggiato tutto l'anno con la ragazza della Canottieri Lario alle gare nazionali, quindi con lei ero abituata a vogare, le altre due invece vogavano insieme nella specialità del due senza, e poi abbiamo unito i due senza e abbiamo fatto appunto il 4. Bene, raccontaci insomma anche percorso e com'è andata la gara a livello bagarre con gli altri equipaggi. Allora, siamo partite molto forte, infatti eravamo prima all'inizio e abbiamo fatto un buon raccordo tra la partenza e lo scendere su un passo di gara. Dopodiché ci hanno, intorno a metà gara, ci hanno recuperato abbastanza le francesi e anche le rumene. Eravamo davanti di pochi centesimi tutta la gara, fino agli ultimi 500 metri, in cui invece
siamo andate veramente forte e là le abbiamo staccate. Ecco, prima... chiedo anche a coach Barba un'analisi, diciamo così, tecnica su questa gara e su queste ragazze, sulla stessa Benedetta, ma anche sulle altre dell'equipaggio, per far capire, insomma, la qualità di queste vogatrici. Beh, in questo equipaggio ci sono le quattro migliori under 18 che la squadra italiana oggi come oggi può mettere in campo. Non per nulla hanno fatto delle ottime prove di qualificazione ai vari meeting nazionali, come ha detto Benedetta. Se non sono molto forti dal punto di vista fisiologico, ma sono delle ragazze che dal punto di vista tecnico sanno dire la loro, esprimono un buon rapporto peso-potenza e questo è importantissimo nel canottaggio. E vengono da un'esperienza, tutte e quattro vengono già da un'esperienza degli anni precedenti in squadra nazionale e questo sicuramente facilita loro e anche i tecnici del team Under 19 nell'assemblamento dell'equipaggio stesso. Qua a che punto della gara siamo, Benedetta? Qua tipo 3 minuti circa. Siamo a metà gara. Quindi qua siete in testa, giusto? Sì, adesso ci recupereranno un po'. Adesso ci vengono sotto, siamo prime di 0,75. Quindi la difficoltà in questo momento è resistere. Sia a livello, diciamo, tecnico di potenza, ma anche credo mentale, perché vedere la barca che si avvicina può mandarti in ansia, giusto? Esatto, ecco, siamo molto molto vicini adesso, poi quando arriveranno gli ultimi 500 metri si vedrà che andiamo bene via, infatti qua siamo davanti di 0,75, poi arriveremo prima di 4 secondi. Per, diciamo, creare una coordinazione il più possibile perfetta tra quattro vogatrici, c'è una che scandisce il ritmo, ci si parla, va, cioè, sì. Come funziona? Raccontaci. Allora, la strategia, diciamo, di gara la discutiamo con anche capoallenatore della squadra junior femminile, cioè Massimo Casula, prima della gara, perché in gara non ci si inventa niente. Certo. La parte tattica, diciamo. Esatto. Così. Il ritmo lo scandisce la capovoga, che è l'ultima che taglia il traguardo, quindi quella che sta davanti. Però appunto in gara non ci si inventa niente, cioè tutto si pensa prima ed è frutto di esperienza comunque. Quindi... Bene, andiamo a vedere allora fino alla fine, così poi passiamo anche all'altra gara, quella del nostro Antonio, così riusciamo a vedere anche l'esultanza finale, insomma, che è il momento più chiaramente più bello per chi anche tifava per voi, tifava azzurro. In questo momento siete in un testa a testa sostanzialmente, perché l'immagine è un po' laterale, non fa capire bene il posizionamento, però ve la siete dovuta, diciamo, rivincere in qualche modo, sì, no? Eravamo davvero vicine in questo punto qua, adesso tra poco arriveranno le boe rosse e là anche prima ci staccheremo bene. Benedetta, da quanto tempo fai canottaggio? Abbastanza, io vado in quarta superiore adesso, lo faccio da quando vado in prima media, quindi 7 anni. Grande sacrificio, immagino, perché insomma, sì, a Trieste tra l'altro bisogna alzarsi presto per andare a vogare. Noi abbiamo sicuramente una difficoltà in più degli altri, perché non vogando sul lago dobbiamo appunto alzarci presto, sperare che il mare sia piatto, che non ci sia tanta bora, quindi sì, noi abbiamo queste difficoltà in più. Ecco, questo però insomma penso che anche aiuti in caso in cui ci si trovi in condizioni di un campo gara più difficile, no? Per conto. Sì, confermo, non dimentichiamo che le ultime 3 finali olimpiche sono state disputate, una delle 3, a Rio de Janeiro, in mare. E si sono visti diversi equipaggi entrare in difficoltà proprio per il moto ondoso. E il canottaggio è uno sport che si pratica all'aperto e di conseguenza bisogna essere pronti ad assecondare, a modificarsi il proprio stile, la propria tecnica di voga a seconda delle condizioni ambientali. Allora qua, se ci commenti tu, la parte finale, giusto? Qua era proprio la raccontaci fine. Raccontaci tu allora. Qua sono gli ultimi 250 metri del punto in cui basta, dai tutto. Noi abbiamo già iniziato ad incrementare parecchio gli ultimi 500, anche prima. Però qua, vabbè, è la fine. E quindi qua c'è tutta la grinta che si mette nelle braccia e qua, eccovi all'arrivo, giusto? Sì. Urlo liberatorio. Sì, un po' per la fatica, per il dolore,
al fisico, sì, urlo liberatorio, anche di gioia ovviamente. Dunque, brava Benedetta, brave anche le sue tre compagne, campionesse europee. Passiamo a vedere l'altra gara, la gara di Antonio Di Stefano sul lotto, sempre atleta del Saturnia, equipaggio particolarmente forte da quello che mi hanno detto, anche qui under 19. Antonio, come arrivavate a questa gara? Allora, noi siamo arrivati a questa gara dopo una serie di prove, in quanto siamo arrivati al raduno pre-europeo, lo stesso di Benedetta, ancora con un punto di domanda, ancora con un'incognita, in quanto io inizialmente sono partito sulla barca B, diciamo per così dire, ovvero il 4 con, un equipaggio composto da 4 atleti con il timoniere. La barca A era considerata il 4 senza, cioè la stessa di Benedetta, e la barca C appena era considerata l'8. Però durante le prove il mio allenatore ha deciso di spostarmi, quello della nazionale junior, Walter Molea, ha deciso di spostarmi sul 4 senza per vedere come sarebbe andato. Ed è andato anche piuttosto bene, soltanto che nelle stesse prove l'8 è andato particolarmente forte e nessuno se lo aspettava. Di conseguenza il giorno dopo sono stato spostato sull'8 e appena ci sono salito mi sono subito reso conto che avrei stretto sicuramente un ottimo legame con i componenti dell'8 sia all'interno che al di fuori della barca, e quello è stato un punto molto forte. Siete partiti secondi, terzi, sbaglio? Allora, questa qua è la finale. Sì. Quindi siamo partiti non benissimo, considerando anche che in realtà era il nostro obiettivo partire forti, perché recuperare una barca davanti di te nella gara dell'8 è molto difficile, perché ci sono 8 persone, quindi 8 persone devono partire al massimo, e quindi recuperare, fare una gara di recupero in 8 è molto difficile. Quindi il nostro intento era appunto di partire forte, però purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non siamo riusciti a partire così forte come speravamo. Ecco, eravate secondi. Infatti, dopo 500 metri. Eravamo secondi dietro l'Ucraina, comunque non abbiamo fatto una partenza disastrosa, insomma eravamo comunque dentro la gara da subito. Però diciamo che abbiamo dovuto, subito dopo 250 metri in cui eravamo dietro durante la partenza, dietro gli ucraini, abbiamo dovuto iniziare a recuperare il prima possibile, perché sapevamo appunto che alla fine arrivare dietro alla fine sarebbe stato abbastanza, certo, avrebbe determinato una situazione abbastanza difficile. Recuperare. Esatto. Spartaco ovviamente impressiona da queste immagini, anche per i non addetti ai lavori, sono 8 vogatori, la velocità è incredibile, cioè stiamo parlando di gente, banalizzo, che rema, cioè non hanno il motore, no? Vanno a velocità. Sì, sì, velocità importanti, ricordiamo che sono dei mezzi mossi a remi e da persone, da uomini. E la difficoltà sta proprio nel essere in sincronia con tutti i vogatori, avere l'applicazione delle forze nello stesso immediato momento, perché vediamo che le forze vengono messe mediante gli arti inferiori e poi trasmesse attraverso il busto, il tronco, per chiudere la palata con l'azione del braccio e delle spalle. Ecco. Anche perché, no, si tende a dire, Antonio, fai canottaggio, no, braccia forti. Anche gambe, però, perché è uno sport che coinvolge tutto il corpo. Principalmente gambe, come dice il mio allenatore Spartaco, il canottaggio è uno sport di gambe, principalmente. Fa la prima parte di spinta, le gambe, sono quelle che prendono la parte più dura della spinta, sono quelle che dovrebbero alleggerire la spinta per il resto del corpo. Certo, qui siamo in 1000 metri, siete passati in testa nella gara? Sì, sì, assolutamente. Dopo i primi 500 metri, dopo la partenza che non c'era venuta così bene, come ho già detto, siamo riusciti a mettere la punta davanti agli ucraini, a tenere dietro comunque i rumeni esterni che ci stavano sempre addosso e i francesi. Ai 1000 metri, come abbiamo appena visto passare, abbiamo incrementato ancora il vantaggio, siamo riusciti ad andare ancora oltre la piccola punta che avevamo messo davanti i primi 500 metri, e diciamo da qua fino agli ultimi 500 metri è stata una gara molto difficile, perché non capivamo questi ucraini effettivamente quanto ci venissero sotto, quanto riuscissimo noi a staccarli. Di conseguenza non potevamo pensare troppo e dovevamo mettere tutto quello che avevamo in acqua. Certo, qui in 8 credo ancora più complesso trovare diciamo la coordinazione tra tutti quanti, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Per fortuna l'8 in realtà è un 9, nel senso che appunto c'è il timoniere che riesce a vedere le pale muoversi, riesce a vedere i corpi degli 8 vogatori muoversi, quindi dà un grandissimo aiuto al mettersi assieme con la coordinazione.
preparazione durante gli allenamenti, ovviamente anche durante la gara. È l'allenatore in acqua. Esatto, esattamente, è proprio l'allenatore in acqua. Ecco, altro dettaglio che non abbiamo detto, chi c'era con te in barca? Allora, come in barca c'erano altri 8 ragazzi di moltissime società diverse, c'erano 2 ragazzi di Napoli, della società Canottieri Posillipo, c'erano 2 ragazzi toscani, quelli davanti di me, l'uno e il 2, io ero al 3, della società Pontedera, poi c'erano 2 ragazzi della Lario, quindi la stessa società di Como della capovoga di Benedetta, e un ragazzo sempre della Lario, un altro, quindi qui 3 ragazzi della Lario. Qui siamo alla stretta finale, no? Siamo sì. Agli ultimi, credo, 200-300 sì. metri. Qua è dove effettivamente, almeno io mi ero reso conto che ormai era praticamente fatta, perché eravamo riusciti a mantenere quel vantaggio che ci eravamo presi per 1000 metri e ormai recuperare era difficile per gli altri. Sono partiti molto forte anche loro gli ultimi 200 metri, però siamo partiti forte anche noi, magari leggermente meno forte, però abbiamo preso il vantaggio prima, quindi siamo riusciti a tenerli dietro, non sono riusciti a sorpassarci. E qui siamo, se non sbaglio, vicini ormai all'arrivo, no? Avete, sì, è praticamente finito. Sostanzialmente più di mezza barca di vantaggio, sì, no? Sì, sì, sì. Linea d'arrivo, seconda, vedo l'Ucraina, che avete battuto. Ovviamente anche per voi grandi festeggiamenti. Sì. Tra l'altro, bilancio complessivo di questa rassegna continentale, 2 ori, 5 argenti, 1 bronzo, il che significa, Spartaco, che i 2 ori, nei 2 ori c'entrano i nostri 2 ragazzi, i nostri 2 atleti del Saturnio. Sì, Trieste sugli scudi. Trieste in prima fila anche in questo caso. Poi casomai vedremo subito dopo, ci sono anche le immagini delle premiazioni, qui i ragazzi che sbarcano a terra. Volevo chiedere, per fare un'idea anche a chi ci segue da casa, diciamo divario c'è tra queste prove dei ragazzi che sono ovviamente under 19 ma molto promettenti e gli atleti che poi puntano ai massimi livelli, alle Olimpiadi. Quanto gap c'è anche temporale su una distanza del genere? Allora, temporale in ordine di secondi, se un 8 junior lavora intorno ai 5.35, quanto avete fatto? 5 minuti e 42 secondi. Sì, sul 2000 metri, un 8 che vince le Olimpiadi, ormai siamo sui 5.22-5.23. Beh, però, c'è un come dire, non siamo distanze abissali, nel senso significa che con margini di crescita alcuni di questi possono ambire. Sì, possono ambire. Dopo bisogna avere delle grandi capacità fisiologiche che abbinate a una volontà e una determinazione che solamente gli atleti di vertice olimpico hanno. Certo, poi dopo, insomma, anche fisicamente credo si cresca ulteriormente a livello di muscolatura, no? Nel sì, caso che beh. Si va avanti proprio a livello di scelta professionistica. Intanto però un doppio oro continentale che si aggiunge a una bacheca del Saturnia che non so se riuscite neanche a contare quanti ori avete a questo livello, più partecipazioni alle Olimpiadi. Ci fai un quadro per chi non lo ricordasse? Come campionati italiani credo che da quando sono io alla direzione tecnica abbiamo vinto 200 campionati italiani in tutte le categorie, dagli under 16 agli assoluti, abbiamo avuto più di 100 ragazzi in squadra nazionale, credo abbiamo vinto 25-26 campionati del mondo, 7 campionati europei con loro 2, insomma è un buon palmarès fino adesso. Certo, certo. E volevo chiedere chiaramente a Benedetta per prima i tuoi obiettivi per il futuro, insomma, dopo questa medaglia. Allora, adesso tra poco, il 23 giugno, noi partiremo per i campionati italiani e dopodiché noi junior rimarremo a Piediluco, dove si disputano appunto i campionati per il raduno premondiale. Quindi intanto questo è l'obiettivo. Campionati italiani però in cui vogherai con le ragazze del sì, Saturnia. Sì, campionati non italiani sono societari. Certo, certo. Questa è la nazionale del 4 esatto. senza. Questa è la nazionale, quindi ci sono persone di tutte le quindi società ovviamente. Sarete una contro l'altra in sostanza. Ai campionati italiani sì, sì, sì. E adesso questo weekend ci sono i primi campionati italiani, junior e senior. Dopodiché appunto il 25-26 ci sono quelli categoria ragazzi, under 16 e under 23 e dopodiché noi rimarremo là e faremo il raduno premondiale sperando di non aver calato la prestazione, di che le altre non siano
Migliorate tantissimo, io mi auguro di rimanere su questa barca, però appunto nulla è certo, certo perché certo. A differenza dell'Europeo in cui l'allenatore ha una settimana per valutare come sono gli atleti, là c'è un mese, quindi due allenamenti Beh, una al cosa è giorno, certa, ogni la medaglia, giorno. Ce l'hai e te la tieni Sì, vabbè, stretta in un bacchino. Però vuoi fare di più, giustamente. Beh, certamente, nel Certo. senso, ogni volta che si fa una gara poi ti prendi con calma la giornata, però il giorno dopo sei Sei di pronta nuovo. per nuovi obiettivi? Eh beh, sì, se no. Antonio, per te invece cosa c'è all'orizzonte? Anche tu gli italiani? Allora sì, ovviamente ho le stesse gare in programma di Benedetta. Per gli italiani andrò... diciamo che andrò a fare ciò che non è proprio la mia specialità, cioè il singolo, o in generale la coppia, cioè l'utilizzo di due remi. Sì. Quindi andrò là con, diciamo, in un certo senso l'animo leggero, non dico senza aspettative, però... Una gara che sarà difficile, appunto, dovrò mettermi alla prova assolutamente perché dovrò appunto immergermi in ciò che non è la mia specialità. Poi ovviamente avrò anch'io il raduno premondiale come Benedetta, là appunto nulla è certo come ci ha già detto lei, in quanto ci saranno tantissime prove, ci sono 25 giorni di prove, gli allenatori vogliono essere assolutamente certi di comporre gli equipaggi migliori per il risultato della squadra generale. E quindi si partirà da zero, tutto si azzererà e tutto sarà da dimostrare una seconda volta, assolutamente. Certo. È vero che ho, come lei, abbiamo la medaglia nel cassetto, però è una medaglia che ormai è alle nostre spalle. Adesso dobbiamo stare veramente molto attenti e molto concentrati perché gli altri sono molto bravi. Certo, certo. Allora, in bocca al lupo per i futuri appuntamenti, invece volevo chiudere con Spartaco Barbo per dire che i due ragazzi che sono anche dei ragazzi che hanno una bella immagine, parlano bene, vanno a scuola, insomma, sono un bello spot anche per il Saturnia per dire se volete provare a remare venite da noi, giusto? Sì, venite da noi, ma soprattutto venite a fare dello sport, che sia canottaggio, che sia canoa, che sia barca vela, fate dello sport, questo è... È il mio augurio per tutta la gioventù. Io ho il piacere e l'onore di aver lavorato con tantissimi ragazzi e la maggior parte dei miei ragazzi che hanno avuto successo nello sport partecipando a campionati del mondo, campionati degli anni, hanno anche intrapreso delle ottime carriere universitarie e lavorative. Sabato sono stato invitato al matrimonio di un ex capitano di Saturnia, eravamo con tutti i ragazzi della vecchia generazione e tutti, non ce n'era uno che oggi come oggi non rivesta un posto importante e abbia soddisfazione nel mondo del lavoro, grazie anche al canottaggio e all'abitudine, alla concentrazione. Basta vedere, come ha detto lei, la vetrina sono questi due ragazzi che sanno esprimersi, sanno quello che vogliono, ma sanno anche bene quello che bisogna fare per arrivare e non hanno fretta. Questo è fondamentale. Bene, direi un ottimo messaggio. Se volete vogare, quindi chiamate al Saturnia per fare una prova. Questa era l'ultima parte del Caffè dello Sport, ma anche della stagione di quest'anno del Caffè dello Sport. Per tutte le notizie c'è ovviamente il telegiornale. Per il Caffè dello Sport ci rivediamo a settembre. Grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi questa sera. Appuntamento già domani mattina a Sveglia Trieste per il Caffè dello Sport. Ci rivediamo la prossima stagione. Ciao! Thank you.